Siamo a Restart, il motto di quest'anno è la giusta distanza. Ci sono parti di questa città, e voi l'avete mappato, che non sono proprio alla giusta distanza, hanno una distanza più ampia, sono in difficoltà, è giusto? È vero, purtroppo, cioè le distanze tra le diverse zone della città a volte sono più ampie di quello che ci si può immaginare e soprattutto riguardano aspetti che spesso non sono al centro della nostra attenzione. Noi ci occupiamo spesso, la nostra attenzione è rivolta soprattutto al reddito, invece io credo che l'aspetto principale, che poi è un po' quello che emerge al nostro lavoro, sia soprattutto un problema di opportunità nella città. Oggi a Roma nascere in un quartiere piuttosto che nascere in un altro quartiere vuol dire avere più opportunità o meno opportunità. Fa la differenza. Allora è importante sostenere un centro culturale che fa educazione di comunità come questo in cui ci troviamo? Può essere d'aiuto? Assolutamente, noi nelle nostre mappe abbiamo provato a mappare un capitale che di solito gli economisti non sempre prendono in considerazione, perché gli economisti si occupano di capitale fisico o capitale umano. Noi abbiamo cercato di osservare anche il capitale sociale. Nelle nostre mappe abbiamo utilizzato una proxy, per usare una parola inglese, gli economisti di solito piace usare le parole inglesi, e questa proxy per il capitale sociale è le piazze, ma come proxy del capitale sociale potremmo utilizzare anche questo, quello che lei richiamava. È sicuramente un modo per far stare insieme le persone, per avvicinarle, per creare comunità, e tutto questo crea sviluppo.